Attenzione! Il presente video è lungo e pieno zeppo di termini in dottorese. Ci scusiamo per l'eccessiva Ci scusiamo per il latte alle ginocchia e per il rigonfiamento scrotale. Il bodybuilder, a differenza del powerlifter, ha il suo focus e la sua concentrazione sul muscolo in sé. Bodybuilding significa appunto costruzione del corpo e l'ipertrofia ne è il caposaldo. Questo vale che tu sia uomo o donna. L'ipertrofia femminile è sinonimo di tonicità oltre che volumi. Ve l'ho già spiegato in un altro video, quindi se sei fanciulla vale tutto anche per te. Il primo concetto chiave per aver ben chiaro come massimizzare l'ipertrofia è saper combinare bene e in maniera sinergica dieta e allenamento insieme. L'errore comune infatti è aumentare a dismisura le proteine ad catsum, aminoacidi ramificati come se piovesse, leucina endovena, pollo, pesce. Vi cresceranno piume e branchie, ma muscolo? Puntate sui carboidrati. In questa fase sono i vostri migliori alleati. Lasciate le medio-basse le proteine, vi servirà alzarle quando sarà il momento di fare definizione. Ma ora state in massa, quindi glucidi a go-go, grassi sotto controllo e proteine non tanto sopra il grammo e mezzo per chilo. Un iperapporto glucidico setta infatti il metabolismo verso tutti quei processi di sintesi attraverso gli enzimi, uno fra tutti il mTOR, e di produzione ormonale tipo la leptina o l'insulina, che a loro volta sono responsabili dei fattori di crescita che favoriscono l'ipertrofia, come l'IGF-1, l'FGF, l'HGF, eccetera eccetera. Ma l'alimentazione, nonostante abbiamo appurato che debba essere ipercalorica, soprattutto iperglucidica, necessita ogni tanto una piccola scarica da tutto questo bombardamento di nutrienti. Questo per un semplice motivo: i nostri misuratori energetici, uno fra tutti la MPK, andrebbero ciclicamente riportati in superficie sulla cellula, fermo restando che, nonostante l'iperalimentazione, la qualità dei cibi deve essere sempre controllata e selezionata. Se le nostre cellule sono ingolfate per lungo tempo da un sacco di calorie in eccesso, i misuratori energetici si mettono l'animo in pace e non attivano più quei processi di sintesi per il nuovo muscolo. È come il compito di tenere d'occhio chi entra da una porta in una stanza quando questa stanza è piena zeppa di gente. Quindi una buona strategia alimentare durante il periodo di massa è fare ogni 3-7 giorni un giorno di scarica, soprattutto di carboidrati. L'allenamento per raggiungere l'ipertrofia nel periodo di massa ha anche lui un ruolo chiave. L'intensità allenante cambierà ovviamente da persona a persona, a seconda della maturità di allenamento, dall'articolarità, dagli attrezzi a disposizione, eccetera eccetera. Uno degli errori più comuni che facciamo sin da quando siamo fanciulli è pensare che uno ha tanti muscoli perché ha tanta forza, giusto? Sbagliato! Nella periodizzazione della fase di massa, fare dei mesocicli di forza pura ha senso, soprattutto per migliorare la qualità muscolare, rendendola più granitica, sia per portare gli adattamenti neurali alla forza durante le split di ipertrofia, quindi carichi molto vicini all'1RM, recuperi lunghissimi, pochissime ripetizioni, ma si vede sempre più spesso allenare l'ego che l'ipertrofia stessa. Non ha senso cercare sempre e comunque un cedimento sia tecnico che muscolare per stimolare l'ipertrofia, tipo aumentando i dischi sul bilanciere senza alcuna logica. Questo non vi fa diventare più grossi, casomai vi fa diventare più infortunati. Partiamo col comprendere quali meccanismi energetici contribuiscono a far sì che noi abbiamo le energie sufficienti ad affrontare i nostri allenamenti. Aerobico lipolitico, aerobico glicolitico, anaerobico lattacido e anaerobico alattacido. Fermo restando che non esiste un settaggio unico per il quale noi affrontiamo l'allenamento, è sempre una combinazione di più settaggi. L'ipertrofia ottimale comunque la si raggiunge sfruttando un allenamento prettamente anaerobico lattacido. Questo attraverso tre principi fondamentali: tensione meccanica, danno muscolare e stress metabolico. La tensione meccanica è direttamente correlata all'intensità dell'esercizio, che è la chiave per stimolare la crescita muscolare. L'ipertrofia massima viene ottenuta con carichi tra l'80 e il 90% del nostro 1RM, equivalente di circa 3 e 8 ripetizioni a cedimento tecnico. Il danno muscolare, grazie al quale il corpo attiva i processi di sintesi di nuovo muscolo e noi arriviamo all'ipertrofia delle cellule, lo si ottiene prediligendo esercizi che coinvolgono più parti corporee, come gli esercizi bilaterali, i multiarticolari e a catena cinetica chiusa. Lo stress metabolico è il risultato dei sottoprodotti di un metabolismo anaerobico, cioè ioni di idrogeno, lattato, fosfati inorganici, eccetera eccetera. Poco fa vi ho detto che un range tra le 3 e le 8 ripetizioni è l'ideale, giusto? Sbagliato! Questo per farvi capire che le linee guida devono essere poi adattate allo scopo e al contesto, oltre che al soggetto. L'ipertrofia che interessa a un bodybuilder è quella non funzionale, in cui l'elemento target che noi vogliamo ipertrofizzare, oltre alle miofibrille, è il sarcoplasma. E questo ci è possibile con un range di ripetizioni tra le 8 e le 12, giusto? Sbagliato! Come facciamo a fare 12 ripetizioni con un carico al 90%?
70% sul mio massimale? Testine! Ci rimane comunque come caposaldo il cedimento tecnico, giusto? Sbagliato! Lo so, ho rotto le palle. Esiste tipo il buffering, soprattutto sulla multifrequenza, dove piuttosto che il cedimento tecnico o muscolare, viene ricercato il volume dell'allenamento attraverso il tonnellaggio. L'importante è che ci alleniamo in multifrequenza, giusto? Sbagliato! Settando la giusta intensità di lavoro, si raggiunge un'ottima ipertrofia anche in monofrequenza, con varianti come lo stripping, il rest pose, eccetera, eccetera. E il cardio? Beh, va fatto. Se superate la soglia dei 12-15% di massa grassa, visto che state in iperalimentazione, i nuovi processi di sintesi vengono sensibilmente rallentati. E poi, quando dovrete andare in definizione, quindi ad asciugarla questa massa grassa in più, lì fate la fame vera, eh? Quindi, hop hop hop, via sui tapirulan. Come vedete, non esiste la scheda perfetta, l'allenamento perfetto o il susseguirsi di esercizi perfetti per stimolare l'ipertrofia. Bisogna studiare non solo sui libri, ma anche sul proprio corpo, per accorgersi quali sono gli stimoli giusti e che più si addicono a noi, e approfondire le tecniche per far sì che l'ipertrofia ci possa rendere più tonici, con i volumi che desideriamo e alla fine i bestioni che desideriamo di essere. Arrivederci! Fail.